Bene, buongiorno. Anche la Croce Blu quest'anno è stata interpellata per quanto riguarda il montaggio dei soliti fari che ormai è di consueta abitudine tutti gli anni. Noi veniamo chiamati dal Consorzio e dal Comune di Valbondione per trasportare qui all'osservatorio tutto quello che è l'occorrente per illuminare quello che è lo spettacolo della cascata. Diciamo che quest'anno abbiamo tribolato un po' di più perché vabbè, la strada, pur essendo bella, era un po' più di ghiaia, ci ha creato un po' di problemi a salire, però è andato tutto bene. Siamo presenti circa 27 volontari che seguono sia la parte sanitaria che la parte logistica per quanto riguarda il montaggio di tutti i fari, sia per la cascata che per il percorso della discesa qui sulla strada dell'osservatorio. I fari sono i soliti che utilizziamo, sono tre fari da 4000 watt l'uno, con ognuno ha un suo generatore in modo che possa dare energia corretta e stabilizzata, quindi siamo pronti, anche quest'anno siamo qui. Sono venuto molto tempo fa, quando ero piccolo, non le ho mai viste in notturna, quindi l'occasione è unica, uno spettacolo, mi hanno detto, straordinario, quindi sono qui, moglie, cagnolino, per passare un sabato sera straordinario. Salve, qua c'è un panorama che voi non potete immaginare, vale la pena salire oltre le baite di Maslana, un agglomerato piccolo di case in pietra che è spettacolare e rilassante solo a vederlo. Qua lo spettacolo è ancora più bello, siamo all'osservatorio di Maslana e questa sera c'è l'apertura delle cascate. Per me è la prima volta, quindi è un battesimo ed è bellissimo. Due gocce di pioggia non hanno rovinato comunque il pranzo. Adesso ci godiamo un po' di sole, aspettiamo tanti visitatori ed è veramente stupendo.